ci sono, vai. Ah, scusate, non... Siamo il Boom, Bologna The Ground Movement. Siamo Concrete, Bologna Elettroacustica. Noi siamo Camere Sonore. Imago. Fatta, no? Paolo del Link, Soul Boy. Yeah. Una notte mentre dormivo così mi sveglio e ho capito che Cristo è questo. L'ho dovuto scrivere. Insieme ci chiamiamo Poppin DJs. Non è che siamo gente che si incontra facilmente in strada. Noi siamo The Hangovers. Willow Echoes. Limited Ed. Beh, è facile, la creatività a Bologna sono io. Intanto ne stiamo parlando all'interno di This is Bologna, che è un esempio eclatante di creatività bolognese. Siamo tra le città più importanti. Ma così, a sentimento, la creatività a Bologna c'è come dappertutto, ci sono dei luoghi in cui si concentra, in cui si condensa. Secondo me è proprio per la sua fisionomia, il fatto che essendo una città, ma comunque avendo una dinamica di paese, è molto possibile riuscire a beccare delle persone appunto che hanno diverse derivazioni. È una piccola città dove le persone, le idee riescono a girare molto velocemente e ad essere molto unite proprio perché è piccola. C'è una mescolanza di idee, di cose che potenzialmente potrebbe esplodere. Chi organizza c'è sempre, chi produce c'è sempre, la gente che propone c'è sempre. Ma il pubblico non c'è, cioè spesso manca o comunque casteggia o non è attento e non è vigile su quello che succede in città. C'è paura di essere giudicati in questo genere piuttosto che nell'altro, di uscire da un genere. C'è dispersività anche, ovunque. Mancano un po' gli spazi e mancano un po' di possibilità da parte delle istituzioni, come credo in tutta Italia. E quindi molto spesso bisogna legarsi a delle logiche di mercato e quindi avere dei locali magari fuori porta che comunque comportano delle spese, dove magari l'obiettivo è un po' solo la musica e si perde un po' questo lato artistico. Secondo me sarebbe utile un forum. Dovrebbe essere un po' più facile cercare di approdare magari in location per cercare di dare sfogo alla creatività, questo sarebbe importante. Io non so come mi vedo, però vorrei vedermi magro. Il mago fra 5 anni sarà una specie di ossessione collettiva, verrà proiettato ovunque continuamente questo simbolo, sarà un'ossessione. 5 anni. I'm sorry. This is... Considerato dove eravamo 5 anni fa, tra 5 anni mi immagino più o meno a San Siro. Spero di vedere sempre l'entusiasmo che vedo oggi nel continuare a collaborare per fare queste serate. Sicuramente faremo più cose di quelle che facciamo adesso e penso che nasceranno nuovi progetti, sempre però nello spirito dell'unione di più intelligenze creative. Fino a che troviamo il divertimento di fare quello che facciamo, continuiamo. Io spero che proprio la società tutta abbia un pensiero diverso rispetto all'arte e che l'accetti in tutte le sue forme, in un movimento che ci porti a migliorare, ad elevare proprio il nostro sentire, la vita in comune, la cultura e l'arte che sono parti fondamentali della società.